Caso Siri, il re dell'Eolico, collabora con i magistrati di Roma e racconta la sua verità sul vorticoso giro di Mazzette. Ancora incidenti sulle strade siciliane nel fine settimana, due persone hanno perso la vita. Un incontro tra delegazioni di nobili e uomini d'affari giapponesi e russi a Palermo. Buonasera, bentrovati alla prima edizione di Media News di lunedì 22 luglio. Caso Siri, il re dell'eolico collabora con i magistrati di Roma e racconta la sua ver verità sul vorticoso giro di Mazzette. Vediamo. Collaborano con la giustizia a Roma i Nicastri padre e figlio. Il re dell'Eolico ha iniziato a raccontare la sua verità sul vorticoso giro di mazzette. Una collaborazione che riguarda l'indagine capitolina al momento, ma che fa tremare anche in Sicilia, visto che Nicastri è accusato, prima ancora che da Roma, dalla DDA di Palermo per le mazzette all'assessorato Energia e per i presunti rapporti con uomini vicini alla primula rossa della mafia di Matteo Messina Denaro. La collaborazione di cui si parla da tempo viene indirettamente confermata dagli atti depositati proprio a Roma, che riguardano un incidente probatorio previsto per giovedì prossimo. In quegli atti ci sono anche parte delle intercettazioni a carico del faccendiere Francesco Paola Rata, risalenti al settembre 2018. Gli do 30.000 euro perché sia chiaro tra di noi io ad Armando Siri, ve lo dico, dice proprio Paolo Arata nell'intercettazione ambientale, in cui tirerebbe in ballo l'ex sottosegretario alle infrastrutture, anche egli finito nel registro degli indagati per l'accusa di corruzione. Arata parla alla presenza di suo figlio Francesco e di Maglio Nicastri, figlio dell'imprenditore Vito. I Nicastri hanno iniziato a collaborare con gli inquirenti l'8 luglio scorso, quando i magistrati di Roma li hanno interrogati per alcune ore, ottenendo dal GIP di poter cristallizzare quanto affermato in un atto istruttorio irrepetibile, cioè l'incidente probatorio. Il filone romano dell'indagine ruota attorno ai rapporti tra Ratessiri dimessosi per questa vicenda, in particolare l'inchiesta riguarda la presunta promessa o dazione di 30.000 euro in favore dell'allora sottosegretario per la sua attività di sollecitazione dell'approvazione di norme che avrebbero favorito lo stesso imprenditore nell'ambito del cosiddetto mini eolico. I magistrati di Piazzale Clodio definiscono come uno stabile accordo quello tra i due indagati in cui Siri è costantemente impegnato, scrivono nel decreto di perquisizione del 18 aprile scorso, attraverso la sua azione diretta nella qualità di alto rappresentante del Governo ed ascoltato membro della maggioranza parlamentare, nel promuovere provvedimenti regolamentari o legislativi che contengano norme ad hoc e tese a favorire gli interessi economici della Rata, ampliando a suo favore gli incentivi per l'energia elettrica da fonte rinnovabile a a cui non ha diritto. Da domani al 28 luglio la campagna europea Truck and Bus diretta al controllo dei mezzi pesanti e degli autobus che nel periodo estivo si muoveranno sul territorio italiano. Il Network europeo delle polizie stradali TISPOL ha programmato da domani al 28 luglio la campagna europea congiunta Track and Bus, diretta al controllo dei mezzi pesanti e degli autobus che nel periodo estivo si muoveranno sul territorio italiano. TISPOL è una rete di cooperazione tra le polizie stradali nata nel 1996 sotto l'egida dell'Unione Europea, alla quale oggi aderiscono i 31 paesi europei. L'Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno. L'organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le polizie stradali europee con l'obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali attraverso operazioni internazionali congiunte volte a incrementare la sicurezza stradale e al contrasto delle violazioni connesse. L'obiettivo ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale armonizzando l'attività di prevenzione, informazione e controllo anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte, cui i cui risultati vengono poi monitorati dal gruppo operativo TISPOL. Lo scopo della campagna Track and Base è di verificare su tutte le arterie europee di grande viabilità le condizioni dei veicoli, la sistemazione del carico, la regolarità dei documenti del conducente e del veicolo, il rispetto. Dei tempi di guida e di risposo per i conducenti, sicché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento tutte le forze di Polizia Stradale dell'Unione stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei ed un obiettivo comune. Anche sulle strade della nostra isola la Polizia Stradale sarà impegnata a garantire che gli utenti possano viaggiare in sicurezza. Pertanto, verranno incrementati i controlli delle arterie autostradali e sulla viabilità ordinaria, allo scopo di prevenire gli incidenti. Stradali. Ancora incidenti sulle strade siciliane nel fine settimana, due persone hanno perso la vita. Ancora sangue sulle strade siciliane. Ennesimo incidente a Catania, dove un uomo ha perso la vita e altre sette persone sono rimaste ferite in una rampa sopraelevata dell'asse dei servizi di Catania. Coinvolti anche quattro bambini. Secondo i primi accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale, le otto persone, tutte romene, erano a bordo di un Alfa Romeo 147 che, per causa in corso di accertamento, si è schiantato contro il Guard Rail. I feriti sono ricoverati nei tre ospedali delle città e tre sarebbero in codice rosso. Per loro i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania per estrarre le persone dalle lamiere dell'auto tragico incidente anche nell'Egrigentino. Ignazio Mortellaro, 59 anni, di Santo Stefano Quisquina, è morto in un incidente stradale autonomo. L'uomo, impiegato dell'ex Sogeir Ato Agenzia 1 Sciacca e assegnato al Quisquina Ambiente, stava tornando dal mare sulla sua moto quando all'uscita da Cianciana è caduto. L'uomo è morto prima di arrivare all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. Oltre 5 milioni di euro stanziati dal governo regionale per monitorare ponti, viadotti e gallerie. Supera i 5 milioni di euro la cifra stanziata dal governo Musumeci per il maxi monitoraggio straordinario di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex province siciliane. Stiamo intervenendo, ha commentato l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone in sostituzione delle province che dopo gli errori del passato non riescono più a far fronte ai loro compiti istituzionali. Il governo regionale in tal modo investe ingenti risorse nel recupero della viabilità provinciale in abbandono, mettendo la sicurezza dei siciliani al primo posto. Prende corpo così così un ampio piano di verifiche che fornirà una mappa dettagliata ed aggiornata sulla salute delle infrastrutture viarie provinciali dell'intera isola. D'intesa con il presidente Musumeci, inoltre, puntualizza l'assessore Falcone, stiamo lavorando per reperire ulteriori 5 milioni di euro che porteranno da 200 a 400 le figure coinvolte, di fatto la più importante campagna di coinvolgimento di professionisti esterni mai realizzata dalla regione. Nasce il movimento siciliani verso la costituente con l'obiettivo di costruire un percorso comune insieme alla galassia del movimento cooperativo per il riscatto della nostra terra. E il tentativo di fare un partito che abbia il cuore, il cervello e il portafoglio in Sicilia. Un partito in cui i cui dirigenti non dipendono né da Roma né da Milano. Un partito che abbia una sola caratteristica quella di difendere interessi propri del territorio e dei cittadini. Siamo una forza che vuole divenire la rappresentanza legittima dei siciliani e quindi essendo una forza che ha come base di riferimento il territorio e la popolazione non è né di destra né di sinistra né di centro. Questo perché riteniamo che sia un momento rifondativo della Sicilia, in un momento in cui l'Italia sta per dividersi anche dal punto di vista formale. La Sicilia deve riacquistare una, una sua autorevolezza e deve entrare nel tavolo della nuova trattativa per il nuovo paese che si sta avviando, avendo davanti un progetto: cosa deve essere la Sicilia domani? Per adesso siamo stati ad aspettare che ci dicessero da Roma cosa potevamo e dovevamo fare. È un movimento che sta sposando le le richieste legittime dell'imprenditoria siciliana, le imprese siciliane al servizio praticamente della nostra regione, senza avere a che fare con influenze negative come quello dell'assistenzialismo che ha contraddistinto per tanti anni l'imprenditoria siciliana. Oggi noi viviamo un momento di grande positività perché le nostre imprese crescono e si affermano nei mercati esteri attraverso un meccanismo di, di esportazione eh, creato da delle nuove intelligenze, di ragazzi giovani, degli imprenditori giovani che si scontrano e vincono la, questa, questa guerra giornaliera della concorrenza con, in altri paesi e quindi del mercato globale. Ma c'è una notizia recentissima, la Corte dei Conti ha fatto sapere che non può essere prodotto nessun provvedimento normativo che riguardi l'autonomia differenziata se non si realizza prima una pereguazione infrastrutturale, sostanzialmente è la nostra teoria, solo che adesso a supportarla è stata persino la Corte dei Conti. D'altra parte è ovvio non può esserci un paese unico che si sviluppa armonicamente se armonicamente non si sviluppano le scuole, le strade, le autostrade, le ferrovie, gli aeroporti, i porti. Ma c'è una differenziazione non soltanto tra nord e sud, ma anche tra nord e nord: nel senso che all'interno del nord ci sono numerose eh, aree eh, depresse eh, nelle quali è necessario un intervento perequativo, anche in quel caso come nel caso del sud. E noi infatti ci rivolgiamo non soltanto all'Italia meridionale, ma a, quella, a quelli che abbiamo definito tutti i sud d'Italia, anche quelli che si trovano al nord, perché, perché l'Italia purtroppo è cresciuta in maniera disarticolata. ATM di Messina continua il ricorso incondizionato agli straordinari i dettagli nel servizio. 224 ore di straordinario, 44 turni, numeri impressionanti che si riferiscono solo alla giornata di giovedì. In ATM si attende l'entrata in servizio dei 30 operatori di esercizio selezionati tramite il centro per l'impiego. Il ricorso allo straordinario all'azienda trasporti è divenuto un fatto quotidiano per garantire i servizi previsti nel piano di esercizio. Ma nonostante tutto i disservizi proseguono. Il 16-17 luglio lo straordinario ha raggiunto 190 ore, 216 nella giornata di ieri. I 39 autisti diventano dunque fondamentali, ma probabilmente i conti sono stati fatti male ed il numero individuato continuerà a risultare insufficiente, tanto che si dovrà fare ancora ricorso allo straordinario. Gli autisti selezionati dalla commissione interna, in base all'elenco fornito dal centro per l'impiego, sono stati sottoposti a verifica. Nei giorni scorsi si sono tenute le prove di guida. Tra loro molti sono gli ex interinali che hanno già prestato servizio in ATM fino al 15 agosto dello scorso anno. Il loro impiego dovrebbe essere ormai imminente, mentre prosegue il percorso per la liquidazione dell'azienda trasporti, insediati i commissari liquidatori, assegnati all'ingegnere Vincenzo Poidomani, attuale direttore tecnico della tranvia, le funzioni di direttore generale. Ancora un furbetto del reddito di cittadinanza scoperto in Sicilia, questa volta è successo a Real Monte in provincia di Agrigento, i carabinieri lo hanno individuato durante alcuni controlli legati alla repressione dei reati in materia di abusivismo edilizio. Ennesimo furbetto del reddito di cittadinanza in Sicilia. I fatti sono accaduti a Rialmonti, in provincia di Agrigento. Si tratta di un muratore che lavorava in un cantiere, tra l'altro abusivo, e che intascava la carta del reddito dove venivano accreditati i soldi del reddito di cittadinanza. L'uomo è stato denunciato per truffa ai danni dell'Inps. I carabinieri lo hanno individuato durante controlli legati alla repressione dei reati in materia di abusivismo edilizio. Nel corso dell'operazione, in contrada Pergola, è stato anche sequestrato il cantiere dove, senza alcuna autorizzazione, si stavano svolgendo dei lavori per la realizzazione di una veranda chiusa e altre strutture annesse in un'abitazione privata. Complessivamente quattro le persone denunciate dai carabinieri per reati in materia di edilizia. Sono così una dozzina i casi segnalati dalle forze dell'ordine in Sicilia nell'ultimo mese. Tra le denunce un paio riguardano Palermo, tre casi in un colpo solo scoperti invece nel catanese la scorsa settimana, quattro a Salina all'inizio del mese. Pochi giorni fa infatti tre persone sono state denunciate dai carabinieri del comando provinciale di Catania e del nucleo ispettorato del lavoro in quanto lavoravano in nero mentre continuavano a percepire il reddito di cittadinanza. Si tratta di un 46enne di Belpasso che lavorava come pasticcere in un a Catania, un 59enne di riposto impegnato a fare il pizzaiolo in un ristorante a Mascali e un 41enne di Catania trovato a svolgere la mansione di salumiere in un supermercato di riposto. I militari dell'arma hanno già sanzionato i titolari degli esercizi commerciali per l'impiego di mano d'opera in nero, ma intanto si stanno quantificando le somme indebitamente percepite dai denunciati tramite le loro carte prepagate che sono state sequestrate. Un caso simile si è verificato sempre a Catania nel quartiere di di Librino, dove una coppia, nonostante fosse destinataria del reddito di cittadinanza, continuava ad esercitare l'attività di parrucchieri in modo abusivo. Per loro è scattata immediatamente la denuncia per truffa ai danni dello Stato. E ancora i carabinieri hanno denunciato un operaio di 45 anni di Carlentini, in provincia di Siracusa, che lavorava in nero in un cantiere edile e allo stesso tempo percepiva il reddito di cittadinanza per un ammontare di 1.500 euro. L'uomo è stato quindi comunicato all'IMS per effettuare la restituzione delle somme erogate. Ma non si tratta di un caso unico in Sicilia. Nei giorni scorsi infatti l'ispettorato del lavoro di Messina ha scoperto altre quattro persone che, nonostante usufruissero del reddito di cittadinanza, lavoravano in nero presso una struttura turistico-alberghiera a Salina nelle Olie. A Palermo infine altri due furbetti sono stati scoperti mentre lavoravano in nero per una ditta di pulizie e per un ristorante. Un incontro tra delegazioni di nobili e uomini d'affari giapponesi e russi a Palermo. Ancora un incontro tra delegazioni di nobili e uomini d'affari giapponesi e russi che hanno fatto di Palermo tappa fissa per le loro riunioni. Una serata ad altri tempi, in un noto albergo del centro storico. Sono state le note di Tchaikovsky, eseguite al pianoforte dal principe Junsuke, che ha riscosso il plauso degli intervenuti ad alleggerire il rigido protocollo dettato dall'etichetta. La pace tra i popoli, ma anche futuri rapporti di cooperazione. Questi gli obiettivi prefissati durante l'incontro. Di nuovo a Palermo, dove appunto cerchiamo di costruire dei rapporti diplomatici tra Russia e Giappone. Questa è la casa e la città dei Borbone. Ci sarà un concerto per pianoforte e eh, vorremmo sancire l'accordo tra Russia e Giappone. La mia storia è legata alla storia della nuova diplomazia e nasce e nasce, inizia proprio in Sicilia. Stasera c'è un importante evento che servirà a creare e a unire i rapporti tra Giappone e Russia. Ho conosciuto sua madre in Sicilia, la Granduchessa di Borbone. Lei ha cambiato la mia vita. Il nostro obiettivo è quello di promuovere una nuova diplomazia. Il nostro è un messaggio di pace, ma vuole anche essere un progetto economico. Sarà un progetto comune che includerà la Russia, il Giappone e la Sicilia. Certo, rappresentiamo oggi una grande delegazione russa. Ci siamo innamorati della Sicilia. Per questo siamo tornati e vogliamo ampliare, allargare le nostre conoscenze. I prossimi 25 e 26 luglio, il teatro in cuffia sul Grande Cretto di Gibellina con Alessandro Preziosi, che interpreta un testo di Massimo Recalcati dedicato al Grande Cretto, e Galatea Ranzi in Antigone Possibile. A Gibellina si realizzerà un vero e proprio evento teatrale dal titolo Il teatro in cuffia nel silenzio del Grande Cretto. Due spettacoli teatrali messi in scena il 25 e il 26 luglio, che gli spettatori potranno vivere in forma originale ascoltandoli muniti di cuffie in quadrifonia. Un modo suggestivo di immergersi nell'opera teatrale e di viaggiare nel religioso silenzio di quella magnifica ed emozionante opera di Land Art che è Il Grande Cretto di Alberto Burri. Si inizia giovedì 25 dalle 18.30 fino al tramonto con Galatea Ranzi che interpreta Antigone Possibile, una scrittura di Pina Catanzariti che reinterpreta l'opera di Sofocle per la regia di Marcello Cava. Si continua venerdì 26 con Alessandro Preziosi che interpreta La Notte di Gibellina, un'opera teatrale scritta da Massimo Recalcati, testo appositamente dedicato a Gibellina ed in maniera particolare al Grande Cretto, opera d'arte già oggetto di studio del noto psicanalista, che con La Notte di Gibellina si cimenta in una narrazione drammaturgica costruita in chiave analitica e simbolica. Il Grande Creto raccontato da Re Calcati diventa simbolo ed esaltazione della vita, opera che ricuce un'antica ferita che produce quella bellezza che lenisce il dolore elaborando creativamente il sentimento della perdita. A dare voce al testo di Massimo Re Calcati sarà Alessandro Preziosi che sul Grande Creto racconterà con l'incanto della sua recitazione La notte di Gibellina, un teatro dal linguaggio psicanalitico che l'attore ha già sperimentato con l'interpretazione Magistrale della figura e la vita di Vincent Van Gogh. Il teatro in cuffia nel silenzio del Grande cretto organizzato dal Comune di Gibellina in collaborazione con la Fondazione Orestiadi. Al via la 64esima edizione del Palio dei Normanni. L'evento si svolgerà dal 12 al 14 agosto a Piazza Armerina. Un tuffo nel passato dal sapore moderno. Vediamo. Musica, luci, danze, dialoghi, eventi e un pizzico di Games of Thrones, ma soprattutto il rispetto della tradizione. Tutto pronto per la 64esima edizione del Palio dei Normanni di Piazza Armerina, la più importante manifestazione del sud Italia inserita all'interno dei grandi eventi della regione siciliana. Tra le novità più importanti dell'edizione 2019 la direzione del Palio affidata alla regista Gisella Calì con la conduzione di Salvo Larrosa e il Mad Fest che vedrà la direzione artistica di Liliana Nigro, docente dell'Accademia di Belle Arti di Catania. La copertura mediatica è assicurata da una diretta televisiva via web curata dal regista Gianluca Murella e presentata da Nicola Loiacono. Dal 12 al 14 agosto la città di Piazza Armerina, famosa in tutto il mondo per la magnificenza dei mosaici della Villa Romana del Casale, riconosciuta nel 1997 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, si vestirà di luci, fuoco, colori per donare a turisti e appassionati uno spettacolo unico e dal grande valore artistico. Sempre più affascinanti i costumi storici destinati all'esercito dei 600 figuranti. Quest'anno verranno realizzati in esclusiva per il Palio da un'importante sartoria cinematografica italiana, la Pierantoni Schus, con sede a Sofia in Bulgaria, che ha confezionato alcuni degli abiti della serie televisiva di fama mondiale Games of Thrones, il trono di spade e per tanti altri colossal, tra cui Agora, Troy e Benur. Il palio dei Normanni e il Mad Fest nella splendida cornice medievale del castello aragonese di Piazza Armerina accompagneranno i tanti turisti appassionati in un viaggio di luce ricco di diverse forme di spettacolo, con un importante cast artistico che incanterà il pubblico tra tradizione, storia e cultura. Un palio drammatizzato quello di quest'anno, ha raccontato la regista Gisella Cali. Dove musica, luci, danze e dialoghi saranno gli elementi principali. Dopo 64 edizioni, infatti, il palio verrà messo in scena e impersonato da attori professionisti nei due momenti più importanti: la consegna delle armi del 12 agosto e la consegna delle chiavi della città il giorno successivo. Ha preso il via a Santa Flavia la festa in onore della Santa Patrona Sant'Anna, la manifestazione organizzata in collaborazione tra il Comune e le associazioni locali come la Proloco, l'Associazione La Città che Vorrei, Rod to Solanto, la Parrocchia, alcune aziende e private. Molti gli eventi in programma, vediamo. Quest'anno è un evento ancora più ampio, abbiamo sei giorni di eventi divisi in due manifestazioni principali e una serale canora. Quella d'inizio sarà la Pupo Cup e alla seconda edizione. E gli organizzatori sono io, e il consigliere Daniele Marino e Tommaso Costronovo dell'SD Academy Santa Flavia. Quindi sono tre giorni di calcio giovanile e per persone un po' di età che si ritorna alla tradizione quando si giocava per strada. Gli altri tre giorni sono ovviamente manifestazioni per bambini, quindi pittura di quadri, laboratori didattici, corsa con i sacchi e tutto quello che può essere i giochi della tradizione. E poi ci saranno gli spettacoli canori durante la sera dove ne il mio collega ne parla maggiormente. In tutto quanto dobbiamo ringraziare il Comune di Santa Flavia che ha dato un grosso apporto con il sindaco Salvatore San Filippo e l'assessore allo spettacolo Michele Mineo siamo giunti alla seconda edizione del Fantana, della Sant'Anna Day eh, curerò la direzione artistica di giorno 24 e 25 dove il 24 eh, avremo la cantante Irene Fioripone famosissima per il suo tributo a Gianna Nannini che poi magari avrete modo di vedere e ascoltare mh, un progetto molto molto importante mentre il 25 ci dedicheremo proprio ai bambini, organizzeremo questo concorso nazionale che si chiama Tanti Kids dove viene diviso in tre categorie canto, moda e ballo Bambini che cercheremo di trovare un talento e portarlo avanti poi alla finale nazionale che sarà a Chianciano Terme. Tutti possono partecipare a questi eventi? Possono partecipare i bambini che vanno all'età dai 3 e 13 anni con la loro disciplina, quindi moda, canto, ballo. È necessario iscriversi prima? Sì, è necessario iscriversi prima, ci sono i numeri sulle locandine, possono chiamare anche proprio l'organizzatore della Sant'Anna Day che è Pietro Zizzo e da lì da più info possibilmente che possono contattarci poi direttamente noi che siamo gli addetti al Talent Kids. Sono la cantante di un tribute band, si chiama America, prende proprio il nome di un brano importante di una canzone di Giannannannini. Siamo presenti ormai da otto anni, abbiamo girato veramente tutta l'Italia, siamo stati anche in Germania, presto saremo in Slovenia e torneremo in Belgio. Quindi il giorno 24 avremo questo concerto a Santa Flavia. Quindi... Il, il tributo, la band è composta da musicisti tutti made in Sicily di come dico sempre io, eh, vorrei anche insomma, nominarli per dare un po' di importanza perché oggi i musicisti se, sono sempre un po' dietro il cantante invece sono loro il supporto principale di una band. Allora abbiamo alla chitarra Lindo Negri. Batteria Salvo Biondo, Basso Salvo Lococo e alle tastiere Gio Gagliardo. E io sono alla voce naturalmente. Quindi vi esibirete a che ora e dove? Allora, vi aspettiamo giorno 24 alle 21 a Santa Flavia, proprio in piazza di fronte al comune. È tutto, grazie per l'attenzione. Come sempre vi do appuntamento alla seconda edizione.